Inutile attardarsi in pietosi giri di parole. In questo momento la posta in gioco è l'Italia. Il nostro paese è attraversato da dinamiche divaricanti, non riconosciute e adeguatamente affrontate. Sono parole del sociologo Luca Diotallevi, tratte dalla sua relazione alla Settimana Sociale dei Cattolici lo scorso ottobre a Reggio Calabria. Il professor Diotallevi, invitato dalla Pastorale Sociale del Lavoro di Treviso, continua. La crisi seria in cui versa un numero sempre maggiore di aree del centro e sud Italia, ma in estensione anche al nord, riflette la radicalità del processo in atto. Questa dinamica di divaricazione non è un'invenzione di nessuna forza politica, ma è in atto e va affrontata. Quindi il punto è ridare ai soggetti del paese, a chi fa impresa, a chi fa cultura, a chi fa educazione, innanzitutto autonomia e non un messaggio di attesa da parte nei confronti della politica. Si parla anche molto del richiamo dei cattolici in politica, un ritorno se vogliamo in maniera forse più evidente, perché poi sono molti in realtà i cattolici che si impegnano appunto sia a livello amministrativo che politico. Che cosa manca forse al cattolico di oggi per essere un po' più incisivo? La voglia di vincere. Noi siamo pieni di cattolici che fanno politica, che inseguono rendite di carattere personale e non una strategia politica, come fu per Don Sturzo, come fu per De Gasperi. Devono capire che il salto di qualità lo fanno scegliendo di cercare di vincere. Questo significa accettare la logica bipolare, accettare la capacità di allearsi, accettare anche di essere presenti nei due schieramenti, ma puntare ad assumere una responsabilità, non a incassare delle rendite. Questa sera si parla di economia e società distanti, questa dicotomia che è sempre più evidente. Perché? Perché si è arrivati a questo? Questo è un fenomeno molto positivo, perché abbiamo un'economia più sofisticata e una società più libera. Quindi dobbiamo riuscire a capire che quel vecchio impasto tra società e economia, quello che per esempio portava le piccole imprese ad essere prolungamento di comunità familiari, è quello che ci ha dato tanto in passato, ma ora ci sta frenando. Queste due realtà, quindi nuove però, l'economia e la società, si trovano a vivere insieme in un momento difficile dovuto alla crisi economica che stiamo affrontando. Anche qui nel Trevigiano, proprio lunedì, ci sarà uno sciopero imponente dell'Electrolux, che è una delle realtà insomma, più importanti, produttive del nord-est di Treviso. Verso dove stiamo andando? Come si può cercare di affrontare questa crisi superandola? Rischiando tutto quel poco che ci è rimasto nella ricerca, nella finanza sofisticata, nella organizzazione di aziende capaci di competere sul mercato globale.